Direi, partirei dallo slogan della vostra convention di quest'anno. Io cambio, nulla è più come prima. Abbiamo visto diversi aspetti già nella giornata di oggi. Un altro aspetto che è probabilmente da considerare è il fatto che io cambio, oggi lo devono dire anche gli investitori probabilmente, no? Nulla è più come prima, anche sui mercati finanziari. Io le volevo chiedere come secondo lei deve cambiare il risparmio degli italiani per rispondere ai bisogni che evidentemente non sono più quelli di pochi anni fa. Ma guardi, il risparmio degli italiani si è cullato in una situazione particolarmente favorevole negli ultimi 30 anni, perché hanno investito spessissimo a tasso fisso, per esempio, sui titoli governativi. E in seguito alla prima crisi petrolifera negli anni 70, i tassi erano arrivati alle stelle, a livelli mai raggiunti in tutta la storia dei mercati finanziari da quando questi sono nati più di 200 anni fa. E per 30 anni noi abbiamo visto questi tassi, prendi i titoli di Stato italiano, erano arrivati all'inizio degli anni 80 al 20%, ma anche quelli americani al 16%. E c'è stato più di un trentennio nel quale i tassi scendevano e quindi chi aveva un titolo a tasso fisso con una certa durata faceva un affare straordinario. Ma quel mondo è finito, i tassi sono a zero. A 10 anni, ormai con titoli di Stato italiano, si investe all'1,30, 1,40 lordo. Se si va verso titoli governativi di altri paesi come la Germania, si va addirittura in negativo. Quindi è un mondo che è finito. Sono 35 anni di storia che rappresentano il passato. Allora, per avere un po' di reddito, bisogna andare nell'economia reale, investire in azioni. Ma le azioni non sono pericolose, sono pericolosissime, perché se uno compra le azioni di un'azienda, questa può anche fallire e può farli perdere completamente il capitale. E allora l'unica alternativa è diversificare. Se uno si crea un portafoglio fatto di migliaia di titoli, di migliaia di aziende, di tutto il mondo, di ogni area geografica, di ogni settore, allora ha la certezza che se un'azienda cade c'è un'altra che la sostituisce, e anche se il valore dei suoi investimenti in un periodo di crisi magari mondiale, come è successo fra il 2008 e il 2009, può scendere, ha la certezza che risalirà, perché quando ci sarà l'inversione dell'economia mondiale, come c'è ogni volta perché è ciclica, il suo investimento riprende, e allora in questo caso può contare su dividendi del 3-4% e ignorare quello che succede sui mercati. Naturalmente si chiede al risparmiatore di avere, come si dice, una certa sopportazione, come si dice, della volatilità che è inevitabile sui mercati, ma ormai ci sono poche altre alternative. In questo processo immagino sia importante anche il ruolo del family banker. È determinante, perché questo lo si può ottenere solo attraverso i fondi, e lo si può ottenere attraverso una serie di fondi che insieme combinino l'economia mondiale di tutte le aree geografiche, di tutti i settori. Ecco perché il ruolo del consulente, cioè del family banker, è determinante. Le faccio un'ultimissima domanda che non c'entra nulla con quello di cui abbiamo parlato finora, è un po' strana forse. Cosa invidia di più a suo figlio oltre all'età? Ecco, non so se le hanno mai fatto questa domanda, però penso che... Ma guardi, ognuno è se stesso e deve rimanere fedele a se stesso. Quello che io vedo in mio figlio, e non può essere invidia perché l'amore supera ogni cosa, vedo una sua sicurezza, una sua serenità quando parla sul palcoscenico, che veramente mi fa un enorme piacere. Certo, ognuno deve essere se stesso. Ognuno se stesso. Ognuno deve scrivere, come dice quella canzone, il suo romanzo che ha di dentro. Perfetto, la ringrazio. Prego.